Bene, buonasera, buonasera a tutti. Mi chiamo Francesco Venneri, sono il Clinical Risk Manager dell'azienda USL Toscana Centro e stasera vi vorrei parlare dell'argomento che riguarda la gestione del rischio clinico, specificatamente all'interno dell'ambito del mondo della medicina d'emergenza ed urgenze. Quanto sia importante il concetto dell'errore umano in medicina. 911, what's your emergency? È chiaro che il problema che ha avuto una grandissima eco mediatica negli anni passati e tuttora ancora occupa a volte le pagine di alcuni giornali, sicuramente mette in criticità moltissimi colleghi, moltissimi operatori sanitari e certamente la corsa, l'individuazione della colpevolizzazione. Soprattutto quando si parla di casi di mala sanità, certamente non sono di ritorno positivo al mondo sanitario e medico in generale. Ebbene, poi a un certo punto dobbiamo anche parlare di dati, perché poi è su questo che si basa un po' la nostra, diciamo, disanima. Vi ho portato qualche dato riferito a quella che è un po' in generale la percentuale degli eventi avversi versus i risarcimenti. E i dati ormai della letteratura ci dicono che 1.000 persone su 10.000 che entrano in ospedale, quindi intorno al 10%, andranno incontro sicuramente ad un evento avverso, metà dei quali è prevenibile. Questi sono dati forniti dalle più prestigiose organizzazioni mondiali che si occupano di qualità e sicurezza delle cure. 10 su 10.000 richiederanno un risarcimento danni per lesioni personali o per morte, ma grazie a un sistema che si è in qualche modo istituzionalizzato negli ultimi 10 anni, anche più in alcuni paesi europei, solo 5 su 10.000 di questi che richiederanno un risarcimento danno lo otterranno. E questo ovviamente è legato anche alla modalità con la quale le richieste di risarcimento danni in ambito sanitario sono analizzati, vengono prese in carico e si definiscono in termini di rapporto e nesso causale proprio il collegamento fra l'evento critico e l'errore stesso. Poi sulle definizioni di cos'è un evento avverso, cos'è un evento mancato, ci ritorneremo a breve. Sicuramente quando il problema della malpractice o comunque in generale della mala sanità, termine molto brutto, io preferisco parlare di sanità in qualche modo critica, quindi criticità in sanità, bene, il professionista, operatore sanitario si trova davanti a una soluzione unica e quello cioè di aumentare le difese personali. Cioè, in qualche modo adatta un sistema che si chiama medicina difensiva. E sappiamo benissimo che la medicina difensiva non porta ad alcun esito positivo, anzi, in molti contesti la medicina difensiva, il concetto così di fare tutto a tutti, può essere poi un boomerang, si rileva un boomerang nei confronti del sanitario stesso e quindi dell'organizzazione, anche perché uno dei concetti fondamentali della medicina difensiva è che una volta che ho fatto tutto a tutti, devo essere in grado non solo della presa in carico, ma devo essere in grado anche di saper gestire il tutto che mi ritorna indietro. Negli ultimi 10 anni negli Stati Uniti si sta verificando un fenomeno abbastanza peculiare, che è appunto la medicina astensionistica e che con molto rammarico è una medicina che è portata all'eccesso della difesa in quanto
astenendosi l'operatore sanitario da agire, immagine sia un medico, quindi un chirurgo, che si astiene da operare un soggetto solo perché questo soggetto magari ha già un contenzioso con l'organizzazione sanitaria, magari con alcuni stessi colleghi di quella struttura dove il chirurgo opera, oppure ha avuto pregressi, episodi o comunque fenomeni di contenziosi, o addirittura si presta alla litigiosità e al conflitto, bene, il sanitario non fa altro che difendersi astenendo ogni tipo di intervento e cercando soluzioni altrove. Ripeto, in ambito epidemiologico, ed è per questo motivo che i numeri ci devono in qualche modo aiutare a capire l'entità del fenomeno, vi ho portato, in questa slide lo vedete, l'epidemiologia degli eventi avversi gravi, quelli che noi chiamiamo eventi sentinella, e cioè quegli eventi che causano morte o grave danno permanente al paziente, oppure un danno d'immagine all'organizzazione sanitaria, quindi con una perdita di fiducia dell'organizzazione sanitaria stessa. E qui vedete i dati del Ministero della Salute riferiti al 2019, cioè a dire a tutti quegli eventi sentinella che sono stati segnalati al Ministero. Ripeto, evento apice di un iceberg, quindi che ha una grandissima visibilità, per cui è difficile poterlo nascondere. E qui vedete appunto i termini in ambito percentuale. Vi ho sottolineato il settore dell'emergenza-urgenza che si attesta, almeno nel nostro paese, come eventi sentinella, quelli segnalati, quindi eventi gravi che causano morte o grave danno o invalidità permanente o comunque anche una perdita di fiducia del cittadino nel sistema sanitario, ecco, si attesta nel nostro paese intorno al 14,3%. Allora, per quale motivo occuparsi di sicurezza delle cure? E come mai abbiamo istituzionalizzato il percorso della qualità e sicurezza, e quindi della gestione del rischio clinico all'interno delle organizzazioni sanitarie? Perché? Perché ci sono costi umani, e capiamo benissimo quali sono questi costi e i loro risvolti sulla popolazione, ma costi in termini anche di tipo etico e morale, costi sicuramente professionali. In questo mi piace poter ricordare, in una ricerca da me condotta insieme ad altri ricercatori negli anni 90 negli Stati Uniti, il cosiddetto concetto della seconda vittima di un evento avverso. Chi è la seconda vittima quando accade un evento avverso? Certamente l'operatore sanitario, il professionista, che non rimane impassibile a questo evento e che ne mina sicuramente l'integrità, se non altro psicologica, dello stesso operatore sanitario, ingenerando quel senso di insicurezza, di incertezza nelle proprie capacità professionali. Questo poi, se per più volte capita nel corso della propria carriera, capite che questo soggetto, il professionista, ne paga le conseguenze, se non altro in termini anche morali e psicologici, quindi costi che sono di tipo professionale, senza parlare poi dei costi economici, perché no? Oggi ormai se ne parla dei costi politici che hanno una certa importanza. Allora, in questo contesto le organizzazioni sanitarie sono state definite organizzazioni cosiddette ad alta affidabilità. L'Organizzazione Mondiale della Sanità aggiunge un'altra caratteristica alle organizzazioni sanitarie, oltre a essere considerate organizzazioni ad alta affidabilità. L'Organizzazione Mondiale della Sanità li definisce anche organizzazioni ultrasicure. E allora, sulla complessità delle organizzazioni sanitarie non ci piove, siamo coscienti che gestire un'organizzazione sanitaria è un compito arduo e complesso, ma definirli organizzazione ad alta affidabilità, possiamo realmente accostare i sistemi sanitari o le organizzazioni sanitarie a questo concetto? Possiamo realmente definirli ultrasicuri?
E questa è la sfida che in qualche maniera ci trova concordi nel poter diffondere quelle che sono appunto le basi per la gestione degli eventi avversi e quindi riassunto nel complesso della gestione del rischio clinico e della patient safety. Beh, tutto è cominciato con questo report a cui ho avuto l'onore di poter partecipare in quanto negli anni 90, per un mio percorso di specializzazione di residency negli Stati Uniti, a New York, presso il Trauma Center del South Bronx, gruppo Langdon University, gruppo Montefiore University, ho potuto partecipare alla raccolta di tutti i dati che poi avrebbero in qualche modo consentito al ricercatore Lucian Leap della Harvard Medical School nel pubblicare questo report proprio di far conoscere l'entità del fenomeno negli Stati Uniti inizialmente, ma poi è divenuto anche di dominio mondiale. Se voi vedete il titolo, leggete il titolo che questo report ha, è emblematico perché è la prima volta che negli Stati Uniti esce un report sugli eventi avversi, sulle morti accidentali legati comunque ad errori in sanità. È la prima volta che esce un report appunto dove riconosce che errare è umano. E ovviamente i dati riportati negli istogrammi fanno riflettere. Lucien Leap ha riportato nel primo istogramma il numero dei morti annualmente che venivano registrati a causa di errori sanitari. Più che di errori medici, io preferisco parlare di errori sanitari, perché il medico non è l'unico professionista che in una catena di eventi è coinvolto, ma abbiamo, se dobbiamo parlare di un sistema complesso e quindi di un sistema. Vediamo che sono anche annoverati altri professionisti sanitari. Se voi vedete appunto il primo istogramma, notate immediatamente il numero, così anche molto importante, dei morti legati ad errori sanitari. Rispetto per esempio alla mortalità per incidentistica stradale, per le cadute, rispetto per esempio agli incidenti aerei, che rappresenta proprio una minima parte. La slide, se letta da un occhio profano, dice: ma io in ospedale ci penserei 2 o 3 volte prima di andarci. Se dovessi capitare in ospedale, anche per un qualsiasi motivo, e dover capitare fra gli incidentati del primo istogramma, dei primi dati, preferisco prendere un aereo tutti i giorni. Certamente questo ci deve far riflettere su qual è il nostro tasso, il tasso quindi che è in Italia rispetto agli eventi avversi, che abbiamo visto che negli Stati Uniti il tasso è abbastanza alto, sfiora circa il 30%, con un 53-54% di evitabilità o comunque di prevenibilità. E beh, qui in questa tabella, insieme al Centro Regionale Gestione Rischio Clinico della Regione Toscana, che tra l'altro è stata la prima regione in Italia con tutto il nostro gruppo a promuovere la cultura della gestione del rischio clinico, abbiamo condotto uno studio molto forte, molto ampio, guardando circa 7.000 e passa cartelle cliniche, cercando con degli indicatori specifici quali potessero essere gli eventi avversi riscontrabili nella documentazione o dalla documentazione sanitaria, e vedete nella penultima colonna appunto il tasso di eventi avversi registrati in Italia, ci attestiamo intorno al 5,1%. Ma quello che vi dovrebbe far riflettere è proprio il tasso di prevenibilità, cioè di evitabilità. Guardate l'ultima colonna, noi ci attestiamo intorno al 56% circa di eventi avversi prevenibili, quindi più del 50%, più della metà dei casi. Nell'ambito della distribuzione degli eventi avversi per specialistica medica, vediamo che la parte la fa da leone sicuramente l'ambito dell'area chirurgica, con in particolar modo l'ortopedia, la neurochirurgia, la cardiochirurgia che la fanno da padrone, per poi passare all'area medica la più variegata. Beh, sicuramente un punto critico, un punto centrale lo rappresenta il mondo dell'emergenza urgenza.
per poi vedere l'ultimo, ma non ultimo in senso di importanza, ma se non altro in questa disanima, è appunto l'ambito materno-infantile, con un particolare focus sull'ambito ostetrico. Beh, sicuramente nell'area dell'emergenza-urgenza sono stati annoverati tantissimi eventi critici, alcuni delle quali hanno rappresentato delle pietre miliari nell'ambito delle azioni correttive da mettere in atto. Beh, qui vi parlo di due o tre eventi critici che hanno anche segnato quello che è il cambiamento degli standard di emergenza, introducendo appunto nell'area dell'emergenza-urgenza anche protocolli specifici, linee guida ben definite, ben esaminate, ben testate anche in ambito dell'area critica. Beh, parlo del primo caso dove la storia racconta che un chirurgo ortopedico di un certo livello viaggiava a bordo del suo Cessna per i cieli dello stato del Wisconsin. In seguito a una avaria, l'aereo cadde, furono feriti lui, la moglie e il figlio. Il figlio venne portato al trauma center di riferimento. La moglie venne portata all'ospedale più vicino. Lui subì pochissime lesioni, ma dopo poche ore gli arriva l'annuncio che la moglie muore, mentre il figlio sopravvive. E lui si fa una domanda. Dice: ma anche se mia moglie fosse stata portata anche lei al trauma center di riferimento, cioè a un livello di cura molto alto, dove magari anche potevano prevedere, in base al bilancio lesionale, la possibile prognostica evolutiva. Beh, a quel punto lui si mise insieme ad altri chirurghi, ad anestesisti, terapisti intensivi, all'interno di una società scientifica molto nota negli Stati Uniti, che è l'American College of Surgeons, e che hanno in qualche modo poi gettato le basi, un gruppo di lavoro da lui guidato, gettò le basi per le prime linee guida del ATLS, dell'Advanced Trauma Life Support, e quindi dove vennero definite quelle che erano le modalità operative da lavorare sul trauma maggiore, dove la catena della sopravvivenza, uno degli anelli importanti era la centralizzazione, lo è ancora, e dove il concetto di capire qual è quali erano le lesioni a potenzialità evolutive nel tempo potevano costituire quegli elementi di triage o di macro triage che potevano dare al paziente la indicazione a essere o centralizzate o a un centro di livello superiore oppure a un centro di livello intermedio. Sicuramente l'ATLS insegna che attraverso una ragionata modalità schematica di conoscere quali sono attraverso valutazione e azione le lesioni potenzialmente evolutive e consentire di stabilizzarle, beh, questo sicuramente ha consentito in un ambito di una patologia politrauma tempo dipendente, sicuramente ci ricordiamo la Golden Hour, sicuramente ha contribuito a dare un modus operandi molto più definito, dettagliato e quindi dare la possibilità ai professionisti dell'emergenza-urgenza di lavorare secondo delle linee di evidenza. Altro importante evento è stato nell'ambito della tematica del monitoraggio dei parametri vitali, è stato appunto la insorgenza in situazioni inattese, inaspettate ma prevedibili, di fenomeni come l'ipertermia maligna e l'ipotermia. E quindi attraverso l'introduzione di una monitoraggio plurimo, multiparametrico e con sensori ad hoc, il tema della ipo e normo o ipertermia era un tema importante, soprattutto in alcuni setting dell'emergenza-urgenza, come quella per esempio anche delle sale rosse del DEA, dove vengono accettate spesso dopo la prima risposta del sistema di emergenza sanitaria territoriali, pazienti vittime di trauma maggiore o comunque
di emergenze in cui i centri di termoregolazione possono essere alterate, quindi l'importanza di un corretto monitoraggio. Poi altro elemento, altro macro ambito è comunque riguarda la terapia farmacologica. Io qui vi ho riportato sostanzialmente uno dei più gravi errori che è accaduto in ambito di un setting, non tanto dell'emergenza, quanto un setting ordinario, che è quella della somministrazione errata di soluzioni contenenti cloruro di potassio, che sappiamo essere vietatissimo la presenza all'interno non solo dei reparti di cura, diciamo, a più basso livello di intensità d'attenzione, ma anche in area d'emergenza il potassio da sé non ci deve stare. Deve essere quindi con una raccomandazione fatta ad hoc, non solo in Italia, ma mondiale, si raccomanda che le soluzioni contenenti cloruro di potassio debbano essere custodite e conservate in un luogo lontano da dove si svolge l'attività ordinaria e possibilmente, qualora interessi all'interno di un percorso terapeutico, venga prescritto e quindi preparato direttamente sul posto, possibilmente anche dalla farmacia ospedaliera, in un setting ovviamente di tipo ospedaliero. Ecco, vi ho fatto vedere sostanzialmente questi tre macro eventi che hanno in qualche modo caratterizzato, appunto, proprio perché accaduti in area di emergenza urgenza, l'importanza che questo mondo ha, il mondo di questa disciplina ha verso la gestione del rischio clinico. Immaginate che sia una giornata caotica e l'aeroporto di San Francisco si sia ristretto o abbia una sola breve pista, una sola area di parcheggio, un solo gate. Ci sono contemporaneamente aeroplani che decolano e che atterrano in metà del tempo abitualmente impiegato, facendo vibrare la pista da un'estremità all'altra. E tutti quelli che partono al mattino rientrano in giornata. Le apparecchiature sono sfruttate al limite estremo, che è delicatissimo. Adesso spegnete il radar per evitare di essere individuati. Sopra di voi c'è un nemico, mentre bombe innescate e missili sono sparsi dappertutto. Adesso innaffiate tutto questo con acqua di mare e carburante e metteteci a lavorare dei ragazzi di 20 anni, metà dei quali non hanno mai visto un aereo da vicino, semmai anche nemmeno quello di combattimento. Già, incidentalmente, cercate di non uccidere nessuno. Bene. Vi ho letto il diario di bordo della portaerei Nimitz, una delle portaerei della flotta americana, forse la più perfetta al mondo, studiata nei minimi particolari con allestimenti ipertecnologici, con una dotazione di personale che è la più variegata possibile. Beh, mi potete tutti dire: ma che c'entra questo con il nostro mondo dell'emergenza? Beh, immaginate che sia sempre una giornata caotica e che l'intero ospedale sia in una situazione di overload per un'epidemia di influenza, per Covid, per esempio, visto il tema recente. I pazienti vanno e vengono chiedendo di essere visitati, può presentarsi qualunque tipo di malattia in persona in ogni età, in qualsiasi condizione fisica e mentale. Molti pazienti non parlano la lingua dei medici e degli infermieri, aggiungerei anche che oggi, perlomeno nel nostro paese, molti non parlano nemmeno l'italiano. Alcuni potrebbero essere affetti da gravi malattie infettive e rappresentare un pericolo per il personale, pensate all'epidemia da Covid-19. Avete vincoli legati al tempo per la diagnosi e le indagini, alla disponibilità di personale di supporto e al numero di letti disponibili. Riempite la zona di farmaci ad alto rischio. Aggiungete minacce da parte di alcuni pazienti e familiari che sono irritati per l'attesa e la frequente presenza della polizia che va e viene, magari lasciandovi l'etilista acuto che hanno raccattato nel prato o nei giardini pubblici vicini. Infine, aggiungete qualche caso di trauma grave e uno staff di giovani infermieri neoassunti senza grande esperienza di questo ambiente e accertatevi che il personale esperto si è occupato in attività amministrative. Ah, già, cercate di non causare danni a nessuno. Vi ho appena letto il diario di bordo, se così si può chiamare, di un dipartimento d'emergenza. Mi colpisce soprattutto l'ultimo paragrafo, dove beh, lo staff, il turnover è molto, molto attivo e mi colpisce il fatto che spesso il personale esperto è dedito a riempire moduli, riempire carta, tracciare tutto e quindi dedicato ad attività burocratiche amministrative.
Gli infermieri devono fare gli infermieri, i medici devono fare i medici. Tutta la parte di supporto amministrativo deve essere fatta dalle figure amministrative, che ci piaccia o no, ma le organizzazioni devono capire questo. E nei dipartimenti di emergenza ci deve essere il supporto amministrativo. I medici e gli infermieri devono dedicarsi a ben altro per i quali loro hanno studiato e quindi si sono dedicati la loro attività professionale. Beh, vi avevo detto che avremmo parlato di alcune definizioni. Intanto cominciamo a dire cos'è l'errore umano. L'errore umano, e questa è la definizione che voi se la leggete non ci trovate niente di giuridico, di medico legale. L'errore umano è il fallimento del portare a termine, come avevamo nelle intenzioni, un'azione precedentemente pianificata, oppure l'uso di una pianificazione sbagliata per raggiungere un determinato obiettivo. Quindi l'errore umano si pone su due livelli. Un livello intenzionale o comunque della mente di pianificazione e un altro di esecuzione. Bene, guardate che in questa definizione ci possiamo cascare chiunque di noi, anzi, ci caschiamo tutti i giorni almeno una volta. Vi faccio l'esempio. Vi siete mai trovati a entrare in una stanza e non ricordare il motivo per cui entravate in quella stanza? Eravate entrati in quella stanza? Vi viene un momento di vuoto? Oppure incontrare una persona per le strade, nei corridoi dell'ospedale, vicino casa, magari parlarci qualche minuto e poi dire: ma con chi ho parlato? Chi era questa persona? Non ricordo chi era. Bene, questo è l'errore umano, è un fallimento che può essere o no legato alle intenzioni, ma comunque sia, è un fallimento della mente umana. E cos'è quindi l'evento avverso in medicina? L'evento avverso è questo, è un danno causato ad un paziente dalla gestione sanitaria che non dipende dalla sua malattia o un incidente, un evento di particolare gravità e di rilevanza per le conseguenze che avrebbe avuto per il paziente. È un evento avverso attribuibile ad un errore, è un evento prevenibile. Io dopo tutti questi anni che me ne occupo, quindi dagli anni 90 che me ne occupo, 90-91, io ho dedotto questo e che possiate più o meno essere d'accordo, non lo so, ma io sono fermamente convinto di questo, cioè che più che di un errore medico o sanitario, preferisco parlare di un evento avverso in medicina come un fenomeno che si genera quando si intrecciano errori dell'individuo, certamente, fallimenti, ma anche errori organizzativi, errori di pianificazione, errori anche procedurali, che magari sono legate a procedure vetuste, antiquate, non aggiornate, oppure a una cattiva comunicazione, ma questo ci entreremo fra poco. Vi ho riportato in questa slide gli eventi sentinella, cioè quelli che sono arrivati alla nostra attenzione a partire dal 2004-2005 e sono state poi raccolte in una tabella ministeriale che è stata pubblicata nel 2012 definitivamente, ma che oggi si presta anche a delle revisioni e a delle integrazioni. Vi ho evidenziato, non sono in ordine di importanza o di gravità, sono in ordine di come arrivavano. Vi ho sottolineato, evidenziato in rosso la numero 13 e la numero 14, che sono quelli di pertinenza dell'area dell'emergenza-urgenza, sia ospedaliera che extraospedaliera. Sappiamo che ci riferiamo tutto al sistema di trasporto, sia interno che esterno, ma comunque in urgenza e in ordinarietà, ma comunque è legato poi direttamente all'area. Questo signore è stato mio mentore, è stato uno dei miei più grandi maestri, James Reason, uno psicologo cognitivo, mi ha insegnato questo, che un'organizzazione deve essere pensata sui limiti umani, che le persone possono sbagliare nonostante le migliori intenzioni, competenze e buona volontà, che bisogna porre il focus sul contesto organizzativo e culturale, non solo sulla performance dell'individuo, che è necessario che gli operatori sanitari siano motivati e supportati proprio a gestire il rischio e quindi a essere consapevolmente coscienti di poter trovarsi davanti a un evento critico che potrebbero evitare nel 50% dei casi. E poi promuovere una cultura, vedete, dell'apprendimento e della comunicazione. Ci rifacciamo al modello del formaggio svizzero proposto da Reason. Metaforicamente, Reason identificava i sistemi complessi come una serie di frammenti
formaggi, di fette di formaggio Emmental, che ha i buchi. E i buchi per Reason erano alcuni che si aprivano e si chiudono a secondo il comportamento umano, quindi erano i cosiddetti errori attivi, legati a dimenticanze, legate a fallimenti di memoria, alle scarse fasi di aggiornamento professionale, insomma erano insite nel fattore umano. E questi, se comportavano un fallimento, beh, questi buchi si aprivano. Rispetto ad altri buchi delle fette, che sono le cosiddette criticità organizzative, fallimenti latenti, lui li considera errori latenti, e sono buchi sempre aperti. Sono criticità nella comunicazione, criticità nella formazione, negli spazi, nelle tecnologie, nella disponibilità di risorse umane. Bene, quando parte un elemento trigger del rischio e li trova tutti allineati questi buchi, beh, non può che capitare l'evento avverso. E quindi la metafora dice: se io ho una serie di criticità che si allineano e mi parte un elemento trigger del rischio, perché il rischio è insito in tutte le attività umane ed è ineliminabile, la probabilità di accadimento quando se ne allineano tantissime diventa molto alta, quindi la frequenza aumenta, e beh, è chiaro che l'evento avverso è presto fatto. Noi dobbiamo essere in grado, quindi, in qualche maniera, di mettere una toppa, rendere questi eventi avversi, paradossalmente renderli quasi eventi, e mi spiego meglio fra poco. Beh, stiamo parlando dell'area dell'emergenza-urgenza, non potevo non citarvi questo testo che vi invito a consultare ed è emblematico come titolo: Avoiding the Pitfalls and Improving the Outcomes, cioè evitare i fallimenti e migliorare gli esiti. Eh sì, già, migliorare gli esiti, è su quello che noi dobbiamo puntare. Il medico non può garantire la guarigione, però deve assicurare la cura. Quindi noi abbiamo questo obiettivo, assicurare la cura. Non possiamo garantire la guarigione, noi possiamo garantire, offrire e assicurare la cura, e la dobbiamo fare. Beh, in questo testo sono riportate quelle che penso che tutti quanti voi vi siete trovati almeno una volta davanti a una o a più di questi fenomeni, e cioè sono le cosiddette diagnosi ad alto rischio. A cominciare da quella che è la più tipica presentazione in un pronto soccorso, cioè il dolore toracico dietro cui magari si instaura la sindrome coronarica acuta, piuttosto poi che tutta una serie di altre patologie, voi vedete lì. Bene, questo testo li mette in evidenza e fa capire come l'altissima rischiosità è legata anche alla possibilità di avere dei fallimenti mentali, fallimenti cognitivi che portano magari a un decision making errato. E questo è legato a tantissimi fattori che vedremo fra breve. Ma la gestione del rischio clinico non è quello di cercare i colpevoli. Quindi la segnalazione dell'evento avverso deve essere il primo movens affinché l'organizzazione possa imparare dagli errori. Perché se io adotto anche in medicina l'approccio verso la ricerca delle colpe e quindi dei colpevoli, io non faccio altro che in qualche modo facilitare lo schieramento dei professionisti sanitari coinvolti su un'ipotetica pedana dell'FBI americana e adattare la cultura della mela marcia, dove pongo focus prevalentemente su quello che è accaduto e sull'individuo. E quindi, puntando il dito contro l'individuo, pongo la domanda: chi è stato? Se quell'individuo è realmente coinvolto in quell'evento, ne paga le conseguenze. E io penso che adottando questo tipo di teoria, questo tipo d'approccio, io abbia risolto il problema. Invece non è così, perché dobbiamo anche dirlo, che a volte anche questa criticità cognitiva, cioè
la creazione dell'onnipotenza di cui molte professioni, non solo quelle mediche, sono caratterizzate, ma in medicina è molto più acuta. Io sono un amante del cinema e girando un po' i film, soprattutto in ambito sanitario, ebbene, questo ne è un esempio, ho estratto questa frase che viene pronunciata da un cattedratico all'inizio del film, dove entrando nell'aulone, l'aula magna, dove sono seduti i futuri medici, insomma gli studenti di medicina del primo e secondo anno, sbatte un librone sulla scrivania, sulla cattedra, si rivolge a loro e dice: "Per laurearvi in medicina imparerete le 15.000 pagine come sono scritte. Signori, se esiste una definizione di medico è questa. Un medico in memoria, coloro che supereranno questo corso di laurea saranno gli unici cittadini ad avere il privilegio di commettere omicidi con l'immunità di legge." Bene, se noi adattiamo questa, diciamo, la metafora di quella onnipotenza alla teoria della colpa, non possono che accadere queste conseguenze, che se posso nascondere l'errore, cerco di nasconderlo. Se non è possibile, cerco di passare il pacco, passare il cerino. Non avete idea come in sanità siamo così bravi a passare il pacco quando c'è, per esempio, il cambio turno. Cosa mi lasci? Vai tranquillo, tutto a posto. E ci si adagia a una falsa sensazione di tranquillità, e quella poi di completamente ignorare quelli che si chiamano i mancati incidenti, ma ci arrivo fra poco. E che dire delle relazioni umane? L'importanza del clima interno. Guardate che è molto importante il clima che si respira fra gli operatori sanitari, perché il team è il team, e se il team è coeso e parla la stessa lingua, ha gli stessi obiettivi, le stesse finalità, beh, sicuramente il risultato sarà molto meglio. Potrà accadere l'evento avverso, ma diciamo che il teamwork, che è una grandissima non technical skill, quindi un'abilità non tecnica, prevalendo quel senso di team, prevalendo un corretto adozione di buone pratiche come un corretto modulo di comunicazione, può sicuramente incidere nella riduzione degli eventi avversi. E quindi Atul Gawande è stato anche uno dei miei maestri, è un chirurgo, ha scritto tanti libri, uno dei quali è questo, vi invito a leggere. Ma c'è anche un ultimo pubblicato, ultimo circa un paio d'anni, che è stato tradotto in italiano, si chiama Essere mortali. Ebbè, Atul Gawande in questo suo libro con cura dice: si entra nella professione convinti che sia una questione esclusivamente di capacità tecnica come diagnostica e saperci fare con i pazienti, per invece poi scoprire che bisogna vedersela con le risorse, con il sistema, i rapporti con i colleghi e con i pazienti e, ragazzi miei, con i propri limiti. E quindi questo è, colleghi miei, quello su cui bisognerà accentrare l'attenzione, ed è questo che bisogna in qualche modo far rendere consapevoli tutti gli operatori sanitari, cioè il concetto dei propri limiti. E quindi chiedere anche aiuto non è diminuitivo della propria autostima o della propria capacità di apparizione o di apparire. Va bene? Non è quello, ma chiedere aiuto è un segno sicuramente di un'ottima possibilità di lavorare in team. Qui vi ho portato, ma solo a titolo esemplificativo, una tabella che è vero, risulta della raccolta dati molto tempo fa, ma se andate sul sito della Joint Commission e vi andate a vedere i problemi degli eventi Sentinella, troverete l'analoga tabella, troverete la tabella aggiornata, ma paradossalmente la troverete uguale a quella che vi sto facendo vedere io in questa slide, cioè a dire dove la comunicazione la fa da leone, la criticità comunicativa. Qui sono riportate le cause radici di quasi tutti gli eventi Sentinella. Guardate al primo posto cosa c'è: la criticità comunicativa. E che dire degli errori latenti, cioè tutti quegli errori che sono insiti nel sistema di cui non si parla mai. Per esempio, guardate l'ammasso di tecnologie in questa sala di terapia intensiva post-trapianti, per esempio. Beh, ci sono alcune norme di legge che dicono che intorno al letto del malato in terapia intensiva
ci devono stare 34 metri quadrati di superficie libera calpestabile. Io lì credo non ci siano nemmeno 34 centimetri di superficie libera calpestabile. Guardate l'accesso vascolare destro di quel paziente. Se c'è un'infermiera alta 1,50 m e deve consolidare quell'accesso destra, c'ha due modalità per poterlo fare. O salta sul paziente e quindi arriva dall'altra parte, o sbuca, va sotto il letto e sbuca dall'altra parte. Non c'è altra soluzione qualsiasi. Quindi vedete quanta complessità che vi fa vedere questa figura, che per gli addetti ai lavori è una cosa normalissima, ma certamente a un organizzatore del sistema che chiede a cosa serve quella, a cosa serve quell'altro e se deve stare in quella posizione piuttosto che un'altra, beh, l'ergonomia spaziale e l'interazione con gli allarmi, con gli schermi, monitor, ma con l'ambiente interno, col paziente, possono diventare una grande criticità. E guardate queste due pompe infusionali, che se io dovessi togliere quel cerchietto che vi evidenzia il display numerico, sicuramente a colpo d'occhio sembrano uguali. Ed è che dire dei carichi di lavoro di cui tante volte ci lamentiamo e in molte realtà sono veramente opprimibili. Ci sono oggi, si vedono delle realtà lavorative di dipartimenti di emergenza oberati di un carico di lavoro eccessivo, pressati a fronte di risorse del personale molto esigue. Questo è il rischio clinico, questa è gestione del rischio clinico e i manager se ne devono rendere conto. Che dire dei messaggi discordanti? L'abbiamo avuto questa criticità molto ben appariscente nel periodo del Covid, in questo periodo. Vi ricordate all'inizio, davanti a una patologia ancora di cui non si conosceva bene le origini, la fisiopatologia o comunque si poteva avere qualche nozione random, i messaggi erano più che discordanti. Guardate che davanti ai messaggi discordanti l'operatore sanitario si perde, non sa a chi dare retta e di conseguenza a volte si costruisce un proprio piano d'azione che non è detto sia esente da rischi, ma non è nemmeno detto che possa provocare errori. Ed ecco quindi che vi invito a leggere quest'altro libro che abbiamo scritto insieme ai colleghi che vedete lì, che precedono il mio cognome, è un libro dove abbiamo riportato in sostanza quelle cause, radici di tutti quegli eventi che erano annoverati in quella tabella del 5,7% di eventi avversi studiati secondo un metodo di cross-trialing, e cioè tutti quegli eventi avversi, quei 7.000 e passa eventi avversi che avevamo studiati, che attestano intorno al 5,7% degli eventi avversi, ecco, riconoscono come cause radici proprio questi. Guardateli: informazioni carenti, una comunicazione non chiara, un lavoro di squadra difficile, la stanchezza e lo stress. Guardate il terz'ultimo, la troppa fiducia in se stessi. Ricordiamoci, di avere troppa fiducia in se stessi, dare per scontato e avere una troppa ansia di affidamento, e beh, ci può portare a dei gravi errori che poi si ripercuotono sulla sicurezza di cura. Beh, avviandomi verso la fine di questo nostro incontro, mi premeva dare quindi la definizione di un evento avverso mancato. L'evento avverso mancato è un evento avverso che non si è generato per una serie di, beh, coincidenze fortuite, cioè a dire che perché quella saetta del rischio che stava passando tutti i buchi del formaggio ha trovato un ostacolo. Ha trovato un ostacolo. Magari quell'ostacolo era aver chiesto informazioni, avere chiesto aiuto da parte dell'operatore, ma anche da parte del sistema. Per esempio, il sistema ha avuto un rallentamento dei processi, per cui quel processo si è fermato lì e quindi non ha generato un evento critico. Il classico tipo dell'infermiere che passa nel reparto, sorveglia i pazienti e si accorge che c'è una paziente che sta per scavalcare i cancelletti del lettino, magari disorientata, e potrebbe avere un grave evento come una caduta. E quindi evitare questo, il fatto che passi, sorveglia a circa
un intervallo di tempo ritenuto congruo, beh, questo fatto di averlo impedito comporta quindi che quell'evento poteva essere un evento avverso, invece era un evento mancato. Allora, cosa fare proprio per ridurre questa incidentalità? Bene, banalissimamente abbiamo pochi strumenti, ma utili. Ridurre la complessità, ottimizzare l'informazione, non affidarsi troppo alla memoria e a se stessi, automatizzare con saggezza, usare delle barriere costrittive dove bisogna fermarsi per forza e che non si fa un automatismo, perché quando si lavora con automatismi cognitivi, quando lavoriamo con una certa routinarietà, il controllo attenzionale su quello che stiamo facendo si abbassa. Ecco per quale motivo all'inizio del turno, magari siamo anche abbastanza lucidi, siamo diversamente lucidi verso la fine del turno perché si abbassa la soglia d'attenzione. Favorire il lavoro di team, standardizzare e, se è vero quello che abbiamo detto finora, riprogettare sulla base degli errori. Sicuramente la conoscenza e l'errore hanno le stesse origini mentali e solo il successo può distinguere l'uno dall'altro, ma questo breve excursus di cui vi ho voluto fare partecipe come collega, come medico dell'emergenza urgenza in ambito chirurgico, ma anche come risk manager di una delle più grosse aziende sanitarie della regione toscana e anche dell'Italia, e come promotore della cultura del rischio clinico a livello nazionale e anche internazionale, mi sento in dovere di dire e di concordare con voi e di condividere con voi queste esperienze e quindi ricordarvi che in qualche maniera gli assistenti di oggi potremmo essere gli assistiti di domani, e allora maggiore attenzione al teamwork, maggiore attenzione al lavoro sulla comunicazione, all'empatia e quindi anche a conoscere gli strumenti con cui lavoriamo quotidianamente, che sono le linee guida, i protocolli, la formazione e perché no? La formazione attraverso la simulazione, direi che sono i concetti base, i suggerimenti base che la gestione del rischio può sicuramente suggerire. E dall'altra parte incentivare quella che è la cultura della segnalazione dell'evento, segnalazione degli eventi avversi per poterne ottenere il numero, ottenere la loro identità e quantificazione e poter con il sistema di gestione del rischio clinico in ogni struttura sanitaria, in ogni setting sanitario, poterli analizzare per capire dove sono i punti critici, dove sono i fallimenti e costruire un sistema sanitario dove, beh, sostanzialmente un sistema dove si rende facile fare le cose giuste, rendendo difficile fare le cose sbagliate. Io vi ringrazio per l'attenzione e auguro un buon lavoro a tutti i colleghi. Grazie.